Abbiamo dunque ascoltato dai nostri ospiti come lo scenario attuale e la crisi energetica nello specifico rappresentino uno stress test per l'ESG, ma non tutte le variabili dell'acronimo sono ugualmente coinvolte. Dunque, perché puntare sul fattore sociale, sulla S, e quali sono anche le criticità di cui tenere conto a partire dall'assenza di una tassonomia sociale? Ne parleremo adesso con gli ospiti di questa nuova tavola rotonda. Ti invito qui sul palco Arianna Magni, Head of Institutional and International Business Development di Estica SGR. Grazie, grazie per l'invito. E apro il collegamento e do il benvenuto anche a Yasmin Debré, Thematic Equity Portfolio Manager di CPR Asset Management del gruppo Amundi. Molto piacere. E infine un saluto anche a Obi Gikeme, Fund Manager of Carmignac Portfolio Human Experience di Carmignac. Yasmin Debré, per la componente sociale, la seconda dimensione è preponderante? Yes, for sure. And as you mentioned, sì, assolutamente. E come avete detto, l'approccio ESG può essere fatto attraverso i prodotti e i servizi offerti dalle aziende o attraverso altri mezzi. Per quanto riguarda le pratiche aziendali, vorrei approfondire perché è certamente un elemento chiave, ma in quanto portfolio manager del fondo CPR Invest Social Impact, che si concentra sul diminuire le disuguaglianze, per noi è sembrato più rilevante adottare un approccio ESG basato sulle pratiche aziendali piuttosto che sui prodotti e i servizi delle aziende, perché i prodotti e i servizi che mirano a diminuire le disuguaglianze sociali non sono tanto una questione legale legata alla sfera dei privati, ma più di quella pubblica. Con questo non intendo dire che le aziende non possono avere un impatto sociale positivo, pensiamo che le aziende abbiano un ruolo importantissimo sul fronte sociale attraverso le loro pratiche, pagando le tasse, diminuendo le disuguaglianze salariali, promuovendo la diversità, contribuendo alla formazione continua dei dipendenti e così via. Con ottime pratiche in ambito sociale, queste aziende hanno un impatto nel loro perimetro d'azione, ovviamente con i loro dipendenti, ma anche con i loro stakeholder, ad esempio alcune aziende esigono che i propri fornitori applichino standard sociali molto alti. Quindi queste aziende sono anche una vetrina sociale per altre aziende, sono un esempio da seguire. Quindi le aziende con ottime best practice in termini sociali, che tengono ben presente il fattore S, hanno quindi un impatto importante e positivo sulla società e sull'economia. Sono completamente d'accordo con ciò che avete detto. Tra l'altro c'è anche un altro aspetto forse da considerare, il fatto che se si parla diciamo di emissioni di CO2 è relativamente semplice riuscire a capire qual è l'impatto di un'azienda, quando invece si parla di tematiche sociali diventa un po' più complesso. Anche perché poi manca, diciamo, abbiamo il problema della mancanza di una tassonomia sociale. Yasmin Debré, a che punto siamo da questo punto di vista, cioè, come si risolve questa criticità? Well, yes. I thought you would ask about the social taxonomy, but yes. Pensavo che avreste chiesto della tassonomia sociale, ma sì, sono felice di parlarne. Penso che sia una problematica importante. Lei ha detto che è più facile misurare l'impatto ambientale di un'azienda, ed è vero, l'elemento ambientale può essere affrontato con un approccio scientifico, mentre misurare l'impatto sociale è più complesso. Ma pensiamo che ci siano modi di rendere oggettive le buone pratiche sociali, o almeno questa era la nostra ambizione con il nostro fondo basato sugli investimenti con un impatto sociale, quindi investire in aziende con le migliori pratiche che diminuiscano le disuguaglianze sociali in maniera oggettiva. Quindi abbiamo definito 17 criteri oggettivi per valutare le pratiche aziendali, come la percentuale di donne nel top management o la media di ore di formazione per anno per dipendenti. Ci abbiamo messo un anno di lavoro per identificare indicatori sociali oggettivi, rilevanti e affidabili che siano anche disponibili per molte aziende. Penso che la difficoltà di ottenere dati sociali oggettivi di cui si parlava possa anche spiegare perché ci siano meno fondi sociali sul mercato, ma gli investitori sono sempre più interessati al fattore sociale e per una buona ragione, perché è un rischio sempre più tangibile.
Sappiamo che le disuguaglianze sono aumentate globalmente dagli anni Ottanta, ma la recente crisi del Covid ha accelerato il processo, prima durante la crisi stessa, come sapete bene, e poi dopo la crisi che ha portato a un'inflazione, a un ambiente di inflazione. L'inflazione colpisce maggiormente la popolazione più povera rispetto ai ricchi perché la percentuale di reddito destinata ai bisogni primari è più alta. Quindi ci sono sempre più azioni a livello normativo per affrontare le disuguaglianze, il che rende la problematica sempre più rilevante anche dal punto di vista finanziario. Certamente le aziende che sono più avanzate in termini di best practice per ridurre le disuguaglianze saranno già a buon punto poi con le normative quando saranno implementate. Quindi vuol dire che subiranno un minore impatto finanziario. Ora, per riassumere, sul fronte sociale penso che stiamo entrando in una nuova era ora, in cui il capitale umano sarà più considerato, avrà più valore e possiamo vederlo nel cambiamento degli equilibri di potere tra i dipendenti e i datori di lavoro, così come ad esempio dall'inflazione negli Stati Uniti. Ci sono sempre più effetti spillover positivi con le buone pratiche sociali. Penso all'esempio di un'azienda americana che si occupa di raccolta dei rifiuti, che ha registrato risultati migliori delle aziende simili perché avevano una forza lavoro più partecipe nei sindacati. Questo ha portato a un dialogo migliore con la forza lavoro e meno necessità di recuperare il livello salariale perché era già più alto. Scusate, ho fatto una piccola digressione rispetto alla domanda. Ma sì, è più difficile avere criteri sociali oggettivi, ma è possibile. E sì, il fattore sociale è un elemento importante e sta diventando sempre più importante col tempo, anche dal punto di vista finanziario degli investimenti. Pensavo ad un altro tema, ovvero quello della reportistica, cioè affinché gli investitori possano svolgere al meglio il proprio lavoro di analisi integrata di parametri finanziari ma anche ambientali e sociali necessitano appunto di una reportistica robusta. Ma a che punto siamo su questo fronte, dottoressa Debré? Abbiamo fatto dei progressi in termini di rendicontazione extrafinanziaria, ma resta ancora molto da fare, in particolare sul fronte sociale. Le problematiche sociali sono più complesse e soggettive di quelle ambientali, l'abbiamo già detto. In primo luogo c'è la questione della rilevanza dei criteri. Alcune metriche sociali possono mandare segnali diversi, come la pratica del lavoro part-time. È una cosa positiva se è scelta dal dipendente, ma può essere negativa se è imposta dal datore di lavoro. Poi c'è la questione della qualità dei dati, che non sempre è buona. I dati non sono sempre riportati in modo analitico e critico, ma quasi in modo sistematico contengono degli errori. Ad esempio, i dati consolidati e non consolidati sono mescolati. Quindi un migliore auditing di chi fornisce i dati o l'obbligo per le aziende di gestire la reportistica sulla base di dati comuni e ben definiti, bene, questo aiuterebbe a migliorare la situazione. Infine c'è la problematica della disponibilità dei dati. Alcune aziende semplicemente non riportano i dati. Anche qui gli interventi normativi aiutano. In Europa, che è la regione più avanzata in termini di rendicontazione extrafinanziaria, le aziende quotate hanno l'obbligo di pubblicare un report di rendicontazione extrafinanziaria, ma il contenuto del report non è abbastanza prescrittivo. Quindi l'Unione Europea sta lavorando a una nuova normativa chiamata CSRD, ovvero Corporate Sustainability Reporting Directive. Questa direttiva richiederà alle aziende di riportare indicatori ambientali e sociali standardizzati che dovranno essere sottoposti a auditing da una terza parte. La CSRD richiederà anche alle aziende che generano in Europa ricavi oltre 250 milioni di euro di rispettare questo obbligo di rendicontazione. Questo significa che molte grandi aziende come Tesla dovranno migliorare la rendicontazione extrafinanziaria. È un'ottima cosa, ma il processo potrebbe non essere completo al 2030. C'è anche un altro progetto interessante, ne avete parlato all'inizio del dibattito.
ed è la tassonomia sociale. È stata posta ora, mentre la tassonomia verde invece è in finalizzazione, ma la tassonomia si concentra sulle pratiche aziendali, ovvero guarda alle relazioni tra l'azienda e i dipendenti, ma anche con le comunità. Anche questa potrebbe però non essere pronta entro il 2030. Quindi ovviamente non possiamo aspettare così tanto. Dobbiamo infatti iniziare a fare i compiti ed essere trasparenti con i nostri clienti. Quindi nel frattempo abbiamo definito dei benchmark per il nostro portfolio basato su indicatori chiave di performance a livello sociale, come ad esempio la percentuale di donne nei CDA, e pubblichiamo un report di impatto ogni anno. Quindi, per riassumere, a questo punto abbiamo degli strumenti per valutare le pratiche ESG delle aziende, ma questo richiede molto lavoro mentale e sui dati, in particolare sul fronte sociale. Bisogna fare e sicuramente faremo ulteriori progressi con la CSRD, la tassonomia sociale, e questo sicuramente ci faciliterà le cose in quanto gestori di fondi ESG. Speriamo dunque che questo caos regolamentare in qualche modo venga presto sciolto. Ecco. Ringrazio allora ancora Obi Gikeme, Fund Manager of Carmignac Portfolio Human Experience di Carmignac. Grazie mille per essere stato qui con noi e ringrazio anche le nostre due ospiti, qui in studio Arianna Amagni, Head of Institutional and International Business Development di Etica SGR. Grazie mille. E in collegamento Yasmin Debré, gestore del fondo CPR Invest Social Impact di Amundi. Grazie mille. Thank you. Grazie.